Vi faccio l'esercizio numero 13, studio della funzione, il grafico, y uguale a x alla terza log x meno x alla terza, e qui poi riportiamo tutta l'informazione che otteniamo. Cominciamo, il campo di esistenza. Il campo di esistenza è l'unica funzione, l'unica operazione che limita il dominio ai logaritmo, il logaritmo dei numeri negativi e di 0 non esiste, quindi poniamo x maggiore di 0, l'argomento del logaritmo. E quindi il campo di esistenza x appartenente da 0 fino a più infinito. Quindi faccio conteggiato l'asse delle y, quindi a sinistra di 0 il grafico non c'è, il campo di esistenza da x maggiore di 0, quindi x da 0 a più infinito. Il secondo punto, intersezione con gli assi cardinati, intersezione assi coordinati. Intersezione con assi, intersezione assi, ok. Quindi do x uguale a 0 e trovo e calcolo la y, x uguale a 0, e devo calcolare la y, x uguale a 0 però non lo posso dare, quindi y non definito perché 0 non appartiene al dominio, quindi al campo di esistenza. E poi do y uguale a 0. Metto al posto di y 0, quindi qui raccolgo x alla terza, quindi che moltiplica log x meno 1, raccolto x alla terza uguale a 0. Avrò due possibilità, o x alla terza uguale a 0, qui posso fare tranquillamente il cubo entrambi i membri, quindi il radice di x alla terza viene x, radice di 0 uguale a 0. Però questo non è accettabile perché non appartiene al dominio, non appartiene al campo di esistenza. L'altra possibilità, log x meno 1 uguale a 0, porto 1 a destra, quindi log x uguale a 1, prendo e elevato a entrambi i membri, e elevato a log x, log si semplifica, parliamo sempre del logaritmo naturale, il logaritmo di base e, tu partite però, non logaritmo con base 10. Quindi qui x uguale logaritmo di 1 viene uguale a 0. E quindi viene quindi lo stesso, x uguale a 0, scusate, cioè logaritmo di x uguale a 1 elevato al logaritmo di x, quindi e elevato al logaritmo di x si elimina il logaritmo, e elevato a 1 uguale ad e. Quindi viene un punto di coordinate y è 0 invece x uguale a e, quindi a di coordinate e 0 e all'incirca 2,7, per esempio 1 qui, 2 qui e 3 diciamo qui, quindi e all'incirca sta qua. Quindi qui dove interseca l'asse dell'ascisse facciamo anche una linea leggera perpendicolarmente all'asse x che divide poi gli intervalli quando studiamo il segno della funzione e quindi abbiamo trovato i punti di intersezione con gli assi. Come terzo punto, quindi faccio il terzo punto, faccio lo studio del segno della funzione, quindi segno di y. Studio il segno della funzione e quindi ho due fattori x alla terza e logaritmo di x meno 1, quindi pongo x alla terza maggiore di 0, togliendo il cubo, radice cubica di x alla terza, quindi x maggiore di 0, e poi logaritmo di x meno 1 maggiore di 0, porto 1 a destra, quindi log x maggiore di 1, e avrò e elevato a log x, si elimina quindi log, quindi x maggiore di elevato a 1 che è e. E quindi lo faccio qui lo studio del segno della funzione. Quindi qui metto i valori di x, quindi il primo fattore x alla terza e poi qui log
di x meno 1. Quindi x alla terza è il campo di esistenza era fino a 0, quindi qui non mi interessa, a sinistra di 0. X alla terza era positiva per x maggiore di 0, mentre l'altro è positivo per x maggiore di e. Quindi positivo qui e negativo a sinistra. Quindi da 0 ad e la funzione è negativa, quindi il grafico è sottostante all'asse dell'x, quindi sopra non c'è. Per maggiore di e invece è positiva, quindi il grafico non è posizionato sotto l'asse dell'x, ma sopra dell'asse dell'x. Quindi il grafico passa per il punto E0 qui e quindi in questa zona qui. Quindi abbiamo finito anche il segno della funzione. Una piccola pausa per passare all'altro punto. Passiamo nel quarto punto. Quarto punto. Facciamo i limiti e gli eventuali asintoti, quindi limiti asintoti. Quindi quando studiamo i limiti e gli asintoti facciamo i limiti nelle estremità del dominio. Quindi abbiamo limite per x tendente a 0 da destra, 0 con più, della funzione, mettiamo x alla terza log x meno x alla terza, il secondo termine per x tendente a 0 tende a 0, mentre il primo termine è della forma 0 per infinito, perché il logaritmo di 0 è meno infinito. Quindi facciamo questo limite, il primo limite, quindi qui metto il risultato dopo. Limite per x tendente a 0 di x alla terza per log x, abbiamo detto è della forma 0 per infinito, 0 logaritmo di 0 meno infinito, quindi formo la frazione. Limite x tendente a 0 da destra, 0 da destra, forma la frazione tenendo nel numeratore la funzione più complicata, quindi logaritmo di x, e sotto passo x alla terza 1 fratto x alla terza. In questo modo logaritmo di 0 è meno infinito, 1 su più 0 più infinito, e quindi viene della forma indeterminata infinito su infinito, quindi posso applicare il teorema dell'Hôpital. Quindi applicando il teorema dell'Hôpital faccio limite x tendente a 0 da destra, derivata del numeratore, derivata di logaritmo di x, 1 fratto x, fratto derivata del denominatore, lo leggo come x alla meno 3, quindi meno 3 va davanti, x elevato diminuisce di 1, meno 3, meno 1, meno 4. Uguale ancora, limite per x tendente a 0 positivo da destra, quindi questo è 1 su x alla quarta, passa sopra x alla quarta nel numeratore, cambia il segno, e qui avrò 3 e qui c'è anche un altro x, 1 su x per il reciproco, no? Quindi qui x con x alla quarta qui si semplifica e viene uguale a 3 e quindi meno un terzo limite quando x tendente a 0 da destra di x alla terza, giustamente 0 alla terza è 0, quindi limite viene 0. Quindi quando x tende a 0 il limite viene a 0, quindi non c'è un asintoto obliquo, un asintoto verticale, scusate. Ma si avvicina da destra in questo punto qua, praticamente nel punto nell'origine. Facciamo l'altro limite, il limite quando x tende a più infinito, perché abbiamo dei limiti nell'estremità del dominio. Limite quando x tende a più infinito, x alla terza, lo leggo, lo metto in, lo raccolgo, x alla terza che moltiplica logaritmo di x meno 1 uguale più infinito alla terza è più infinito, logaritmo di più infinito viene più infinito. Di regola, se x tende a più infinito, il risultato viene infinito, cioè infinito, infinito, devo cercare asintoto obliquo, ma questa volta non si cerca asintoto obliquo perché non c'è asintoto obliquo, no asintoto obliquo.
no asintoto obliquo, in quanto ordine di infinito della funzione fx di f di x di y è superiore a 3 in realtà, perché qui x è la terza, qui il logaritmo di più infinito lo rafforza ancora all'infinito, però a noi ci interessa che sia superiore a 1, quindi superiore ad 1, cioè praticamente distante dall'origine. Il grafico non si raddrizza in una retta, cioè la funzione non si comporta come una funzione lineare, cioè come una funzione retta. Quindi ho fatto anche il quarto punto, una piccola pausa. Faccio il quarto punto, il quinto punto, perché i limiti li ho fatti, lo so se l'ho fatto, quindi il quinto punto, max, min. Min crescenza decrescenza deriva da prima punti stazionari crescenza puntini puntini, no? Precrescenza decrescenza e così via. Prima nei limiti io ho trovato il limite quando x tende a più infinito, veniva più infinito, quindi lo segno un po' qui praticamente, deve passare in quella zona lì per quel punto là. Massimo minimo è crescenza decrescenza, quindi dobbiamo fare derivata prima. X alla terza logaritmo di x derivata del prodotto del primo derivato 3x al quadrato per la seconda non derivata più la prima non derivata x alla terza per derivata del logaritmo di x, quindi per 1 fratto x meno derivata di x alla terza 3x alla seconda. 3x alla seconda, quindi il 3 qui va via con l'x, quindi x alla seconda. Più x alla seconda meno 3x alla seconda viene, vabbè, lo scriviamo qui, quindi 3x alla seconda meno, cioè per logaritmo di x, meno qui più x alla seconda meno 3x alla seconda meno 2x alla seconda, quindi si può raccogliere x alla seconda e viene x alla seconda che moltiplica 3 per log x meno 2. Quindi questa è la derivata prima. Devo studiare il segno della derivata prima, segno di y primo. Ho due fattori, x alla seconda che è maggiore di 0 sempre, ad eccezione di qualche punto, ma vi ho detto a me mi interessano gli intervalli che costituiscono il dominio, quindi x al quadrato è maggiore o uguale a 0 sempre in realtà, però negli intervalli dove io studio x al quadrato maggiore di 0 sempre, a parte che noi stiamo studiando nell'intervallo 0 più infinito nel dominio della funzione. X quadro maggiore di 0 sempre e l'altro fattore invece 3 log x meno 2 maggiore di 0, lo risolviamo, localizziamo il logaritmo di x, maggiore meno 2 diventa più 2, dividiamo con 3, quindi log x maggiore di 2 terzi. Prendo l'esponenziale di entrambi i membri per eliminare il log, quindi x maggiore di e elevato a 2 terzi. E quindi metto il segno della derivata prima qua accanto. Quindi c'ho la x, il primo fattore x alla seconda, l'altro fattore 3 log x meno 2. Allora, il primo fattore, intanto il dominio è da 0 in poi, cioè qui non c'è niente, e c'è il primo fattore x alla seconda sempre positivo, mentre l'altro fattore per x maggiore di e elevato a 2 terzi. Quindi è positiva qui e invece negativa a sinistra, dove cambia il segno, naturalmente diventa nulla, si annulla la derivata prima. Quindi il prodotto di queste due fattori ti dà derivata prima, quindi più per meno il segno viene meno e qui più per più viene più. Giustamente qui viene 0, io tante volte non li ho messi, ma è sottinteso. Quindi
Quindi la funzione dove derivata prima è negativa, la funzione decresce, e dove derivata prima è positiva, la funzione cresce. Quindi c'è un punto di minimo nel punto e elevato a 2 terzi, punto virgola. Per trovare la y dovete sostituire nella funzione. Cerchiamo di farlo un po' a mente. Logaritmo di e elevato a 2 terzi, lo con e si annullano, e elevato a 2 terzi, quindi rimane 2 terzi. Mi conviene qui meglio, cioè raccogliendo 2 terzi qui, raccogliendo x alla terza, 2 terzi meno 1 è meno 1 terzo, quindi il segno è meno 1, meno 1 terzo. E poi c'è e elevato a 2 terzi, tutto al cubo, il 3 se ne va, quindi verrà e elevato alla seconda fratto 3. Questo è il punto in cui la funzione assume il valore minimo, cioè nel punto x vuole elevato a 2 terzi, e il valore della funzione è meno e alla seconda fratto 3. Quindi la funzione decresce finché raggiunge un minimo e poi dopo ricresce, cioè fino a questo minimo. Il minimo è nel punto e elevato a 2 terzi, all'incirca elevato a 2 terzi. E al quadrato 2,7 qualcosa, 2,7 al quadrato 7,29, diciamo 7,4, 7, qualcosa così. Radice cubica, diciamo, di 8 è 2, questa sarà 1,7, 1,8, 1,9, cioè praticamente sarà tipo qui all'incirca, perché qui c'è il 2, e quindi e elevato a 2 terzi è questo valore, questo punto qua. Quindi in questo punto qui, poi dopo c'è la funzione meno e al quadrato, intanto avete qui le coordinate, sarà all'incirca tipo qui, sarà il punto di min della funzione, no? Min sarà qui. Una piccola pausa per fare la derivata seconda. Vi faccio la derivata seconda, quindi come sesto punto, concavità e flessi, concavità e i punti, studio la concavità e i punti di flessi. Quindi flessi, quindi devo fare derivata seconda, y secondo uguale. Derivata prima era questa qui, quindi lo apro meglio. Derivata prima era 3x alla seconda per log x, quando svolgo le derivate è meglio li tengo aperte, meno 2x alla seconda, e quindi devo fare questa derivata qui. Quindi derivata di 3x alla seconda, quindi 3 va bene, va scritto 3. Derivata della prima, quindi 2x per la seconda non derivata, quindi 3 per 2 lo metto direttamente 6x per log x, la non derivata, più poi la prima non derivata 3x quadro, 3x alla seconda per la derivata del logaritmo di x per 1 fratto x. Meno poi la derivata di 2x quadro, che è 4x sicuramente. Lo cancello adesso questo. Quindi uguale, viene 6x per log x. Qui il quadrato va via con la x, quindi più 3x meno 4x farà meno x. Raccogliendo la x che moltiplica 6 log x meno 1. Studia subito il segno, quindi il segno della derivata seconda, segno di y secondo. Ho due fattori, il primo fattore x, quindi faccio x maggiore di 0 per x maggiore di 0, e l'altro fattore 6 logaritmo di x meno 1 maggiore di 0, isolo logaritmo, quindi 6 logaritmo di x maggiore di 1, divido con 6, quindi log x maggiore di 1/6, e poi elimino il logaritmo prendendo e elevato, quindi x maggiore di e elevato a 1/6. Questo è il secondo fattore. Quindi mettendo il segno qui accanto, avrò x, sicuramente per minore di 0 non mi interessa, quindi lo escludo, la parte negativa non mi interessa. Il primo fattore era
x, quindi lo metto qui, il primo fattore era x, quindi x maggiore di 0 per x maggiore di 0, e l'altro fattore era 6 logaritmo di x meno 1, quindi 6 log x meno 1, che era maggiore di 0 per x maggiore di e elevato a un sesto, quindi qui e elevato a un sesto, la funzione positiva per e elevato a un sesto e negativa per a sinistra di e elevato a un sesto. Quindi questa è la derivata seconda, se moltiplico i segni, quindi moltiplicazione di questi due fattori da y secondo, quindi più per meno diventa meno e più per più diventa più, dove cambia il segno giustamente derivata seconda si annulla e quindi la funzione dove la derivata seconda è negativa la concavità è verso il basso e dove è positiva la concavità è verso l'alto, quindi dove cambia la concavità è il punto di flesso, quindi flesso di coordinate elevato a un sesto. Se vogliamo trovarlo qui, cerchiamo di farlo a mente, logaritmo di e elevato a un sesto, log con e si annullano, quindi viene un sesto. Un sesto poi meno 1, perché lo metto in evidenza, x alla terza, viene meno 5 sesti. E poi c'è x alla terza, cioè praticamente c'era un 6 sotto, c'era un meno 5, viene meno 5 sesti. E poi c'è x alla terza, e era un sesto. Tutto alla terza, 3 diviso 6 è 1, elevato al mezzo, cioè radice di e, lo lascio elevato al mezzo, non fa niente, no? Elevato a un mezzo. Questo quindi è il punto di flesso, quindi adesso costruiamo il grafico, e elevato a un sesto, radice sesta di e è un numero leggermente maggiore di 1, allora elevato a un sesto, è un numero sì, leggermente maggiore di 1, quindi sarà all'incirca qui è 1, elevato a un sesto sarà tipo qui, se vogliamo mettere con una freccia, quindi questo è elevato a un sesto, e quindi l'altra coordinata sarà questo, cioè l'ordinata, che non mi interessa, non lo segno. Cioè praticamente il punto di flesso sarà all'incirca qui. Cioè il grafico c'ha la concavità verso la funzione, la concavità verso il basso fino al punto elevato a un sesto, cioè fino a qui, quindi va verso il basso, e poi dopo si ribalta e la concavità va verso l'alto. È un po' difficile, qui non viene molto carino il grafico, però diciamo è all'incirca questo qui. Quindi la concavità è verso l'alto fino elevato a un sesto, cioè fino a qui. E poi dopo qui si ribalta verso il basso, puntando nel punto, nell'origine, giustamente senza toccarlo. Quindi questo punto qua è un punto di flesso. Finisce lo studio di questa funzione qui. Vi invito a iscrivervi nel mio canale. Mi potete trovare anche a Facebook con lo stesso nome, Vladimir Costuri. Vi do anche il numero di telefono 340 90 10 279. Finisce qui questo, riprendiamo con il prossimo esercizio numero 14.